Buongiorno bella gente, zona cucina, perché oggi mi è venuto in mente di farvi vedere come organizzo il mio frigorifero. Ne approfitto adesso perché sono tornata pochi minuti fa da fare una piccola spesa e ho risistemato un po' la situazione, quindi adesso che è abbastanza ordinato ve lo posso anche far vedere, perché altrimenti quando arrivano le bambine che ci mettono mano è un disastro, è finita. Ok, niente, passiamo subito a farvi vedere come ho organizzato il mio frigorifero. Il nostro è un Hotpoint Ariston classe A+, ed è di questi che sono abbastanza grandi. Prima ne avevamo uno veramente minuscolo, dopodiché ce lo siamo messi in testa e l'abbiamo preso. Questo frigo ha praticamente l'età di Rebecca, quindi ha 9 anni. Si sta comportando bene, decisamente, a parte che ogni tanto non si accende la luce, ma vabbè, ci avrà anche ragione di essere stanco. Allora, come l'ho organizzato? Questo è il primo colpo d'occhio. Sembrerebbe un caos, ma in realtà tutto ha una logica. Nel primo ripiano io solitamente metto le uova e le metto sempre dalla stessa parte, non so per quale motivo, sono abbastanza metodica in questo. E nel primo ripiano solitamente metto le cose che utilizziamo in giornata o comunque le cose che hanno più breve scadenza. Ad esempio stamattina ho preso della carne, del carpaccio di bovino, mi pare, sì, di bovino, che utilizzerò stasera per fare gli involtini con il formaggio, con le fettine di formaggio e la pancetta, e quindi niente, l'ho messo qua proprio pronto a disposizione. E questo ripiano lo utilizzo anche per mettere gli avanzi. Questi sono 2 pezzetti di pizza sarda che sono avanzati ieri sera, pizza fatta in casa, buonissima, stra buonissima, difficile da digerire perché ha un quantitativo di aglio non indifferente, filetti di paglia. Appoggiamo qua, poi li butto. Quindi il primo ripiano è per le cose di più breve scadenza, come dicevo, o per gli avanzi, anche perché a noi buttare gli avanzi non piace, quindi si avanza qualcosa, si mette nei contenitori e si cerca di mangiare, insomma di consumare, se non in giornata, entro il giorno dopo sicuramente. Nel secondo ripiano invece mi sono organizzata con 2 cestini, uno che è dedicato ai formaggi e l'altro che è dedicato ai salumi o comunque alle cose affettate. Di solito io ho sempre degli affettati confezionati, cerco di scegliere quelli un po' più buoni o che si pensa siano un po' più buoni, e poi qua metto anche sempre il salmone. Stavolta non ho trovato il mio salmone, quello con la confezione nera che vi ho fatto vedere nell'ultimo svuota la spesa, e non lo stanno più portando. All'Eurospin sono già 2 volte che vado e non c'è, quindi ho provato a prendere questo, speriamo che sia altrettanto buono. Qua ho anche la mia salsiccia sarda, quella là dietro, vediamo se riesco a prenderla. Eccola qua, la mia salsiccia sarda da affettare, la salsiccia essiccata. E ho 2 confezioni di pancetta che mi servono solitamente per fare o il sugo con la pancetta o la carbonara, insomma, anche se per la carbonara ho anche la mia pancetta. Questa qua, insomma, la classica. Qua, come vi dicevo, invece ho tutti i vari formaggi, quindi stracchino, brie, il formaggio spalmabile, gorgonzola, il dolce sardo senza lattosio, le fettine di Edamer sempre senza lattosio, la mozzarella senza lattosio, insomma. E poi qua in questo angolino tengo i formaggini, quelli, i pezzettini di formaggio, quelli che invece Rebecca e Matilde utilizzano per la merendina, quindi Babybel, riesco, sì, i Babybel e questi altri confezionati. Al centro delle due vaschette invece metto sempre le bustine del formaggio grattugiato. Terzo ripiano, qua si sta anche rompendo ma non fateci caso. Terzo ripiano di solito ci metto la frutta e la verdura confezionata, quindi in questo caso abbiamo i funghi, la rucola e i pomodorini, tutto rigorosamente sardo. Qua invece ho altri 2 cestini in cui solitamente metto o la verdura o la frutta in eccesso che non mi ci sta sotto nelle vaschette, oppure comunque in uno di solito ho le merende confezionate, quindi in questo caso quelle della Parmareggio, e gli yogurt. Quindi anche qua
i cachi che ho appena comprato, dei kiwi e un cocco, chissà se è ancora buono perché c'è già da qualche tempo. Ultimo ripiano in fondo invece è un cestinetto in cui solitamente tengo le bibite, quelle che è sempre meglio avere pronte in frigorifero se arriva qualcuno, tipo del tè, della birra e del succo di frutta. Non è tantissimo, nel senso non ho grandi necessità di avere boccioni di cose in frigo, a meno che non ci siano feste in previsione, quindi diciamo che per il quotidiano questo cestinetto mi basta, mi avanza. Lo metto qua proprio perché è il ripiano che ha maggior sostegno, mentre questi si spaccano facilmente. L'ho imparato nel corso degli anni, infatti questo è spaccato proprio perché è caricato con troppe bottiglie di acqua. Quindi andremo sicuramente a sostituirlo a breve. In questo spazio di solito metto invece la pasta fresca o comunque sì, tortellini, le piadine, se ho delle pizze confezionate, quelle che si prendono nel banco frigo, i tranci di pizza, di solito li tengo qua proprio perché è il posto un po' più largo, e quindi questa è la loro collocazione. E invece nei cassetti di sotto, come vi dicevo, metto o frutta, in uno la frutta e nell'altro la verdura. Qua ho messo dell'uva che ho preso stamattina e qua invece abbiamo finocchi e radicchio. Naturalmente voi adesso lo vedete vuotino, ma d'estate questo si riempie all'inverosimile, perché naturalmente tutta la frutta va messa dentro, tutta la verdura va messa dentro, non si può tenere nulla fuori dal frigorifero perché altrimenti si guasta. E anche ci sono anche molte più bibite naturalmente. Adesso io ho soltanto qua una bottiglia di acqua che in realtà noi non beviamo, perché è arrivato questo periodo e anche già da qualche tempo abbiamo iniziato a bere l'acqua del temperatura ambiente. Questa è soltanto se viene qualche ospite che preferisce bere l'acqua fresca, quindi quella la teniamo di scorta. Ho due confezioni di latte senza lattosio aperte, non so per quale motivo stamattina mi sono svegliata pensando che fosse finito, ne ho aperto un altro, poi quando ho aperto il frigo per infilarlo dentro mi sono resa conto che ce n'era ancora del vecchio, ma solitamente è una sola la confezione, del vino iniziato, del tè freddo iniziato e una bottiglia di vino oltretutto buonissima. Questo è un Pariglia di Contini ed è squisitissimo. Una bottiglia di vino bianco per noi deve esserci sempre in frigorifero, perché quando facciamo pesce magari lo decidiamo all'ultimo minuto e una bottiglia di vino fresco è assolutamente un must have. Poi nella parte di sopra invece di solito teniamo da questa parte il burro, i barattoli delle cose iniziate, quindi in questo caso abbiamo finito tutte le marmellate che c'erano iniziate, è rimasto soltanto un patè di olive taggiasche che sono anche buonissime. Noi i barattolini, non so, credo che ormai lo facciano tutti perché è un trucchetto che funziona, li teniamo al contrario, li chiudiamo bene naturalmente e poi li mettiamo al contrario perché così dalla ghiera non entra aria che può rovinare il prodotto. Infatti si conservano per molto più tempo e molto meglio. E poi ahimè c'è una bottiglietta di Nurofen che preferivo non avere, ma anche quello è iniziato. Nell'altro ripiano invece abbiamo le cose di mare, quindi gamberetti sgusciati per fare risotto, zucchine e gamberetti ad esempio, polpa di ricci e ben due vasetti di bottarga, perché quella non ci deve mai mancare. E naturalmente la conserva per fare un pochino di brodo. L'ultimo ripiano invece, come vedete, ha tutte le nostre salse, salsine e salsette, quindi le salse piccanti di Gian Giacomo, poi maionese, ketchup e anche la senape che ho voluto prendere nel corso dell'ultima festa, mi pare fosse il compleanno di Rebecca. Abbiamo messo un po' di salse per condire i panini che abbiamo fatto col capocollo. E basta ragazzi, questa è tutta l'organizzazione del mio frigorifero. Certo, può variare a seconda delle esigenze di spostare un cestino sopra piuttosto che sotto, ma più o meno è sempre questa. E questa è tutta l'organizzazione del mio frigorifero. Niente ragazzi, spero di avervi tenuto compagnia per un pochino.
spero che il video vi sia stato utile, magari vi ha dato qualche idea. Se invece avete voi qualche idea da dare a me per organizzare ancora meglio le cose all'interno del frigorifero, io niente, vi chiedo di lasciarmela qua sotto nei commenti, così potrò sfruttare e carpire anche tutti i vostri segreti. Vi mando un bacione, ragazzi. Ci vediamo al prossimo. Ciao!